Siamo con Mario Giordano, anche lei qui al Basta Euro Tour. Secondo lei perché l'euro è una truffa? È una truffa perché è stata costruita a modello e misura di Germania e sta riducendo, sta creando quelle situazioni di difficoltà economica che tutti noi riscontriamo, le chiusure dei commercianti, le chiusure delle attività imprenditoriali, sono causate sostanzialmente dal fatto che noi siamo entrati in un meccanismo sbagliato che è stato creato volutamente, scientificamente, su misura di un altro paese che non a caso da 7 anni sta realizzando surplus commerciali e sta realizzando record di occupazione, 7 anni di record di occupazione, mentre noi siamo, come tutti sappiamo, ai record della disoccupazione. È matematico, guarda, basta leggere, e io ho scritto un libro proprio per cercare di spiegare a tutti, perché è un'illuminazione. Se uno vede come è stato costruito, ha immediatamente percepito il perché ci troviamo in questa situazione. La colpa è dell'euro. Chi ci ha guadagnato in tutto questo? E ci ha guadagnato evidentemente, come dicevo prima, la Germania prima di tutto, perché è come mettere insieme, fare una squadra di calcio mettendo insieme l'euro, non stava insieme così, è stata fatta a vantaggio di un paese, ripeto, la Germania, questo è il vantaggio della Germania, è stato creato esclusivamente a vantaggio loro, e poi c'è il vantaggio di tutta la tecnocrazia e della burocrazia europea che su questo ha costruito un potere da cui, che noi non riusciamo a scrollarci. Secondo lei è possibile uscire dall'euro e come si può? Ma a parte che si potrebbe rispondere con una battuta che non solo è possibile, ma forse saremo costretti a farlo, forse inevitabile, forse l'euro è già finito e con esso forse è già finita anche l'Unione Europea. Questo si scrivono, e nel mio libro racconto alcuni documenti riservati di Mediobanca in cui già si dà per impossibile andare avanti. Quanto si riesce a sopportare una situazione come questa? Quanti paesi possono sopportare situazioni di austerity prolungate come quella che stiamo vivendo? Di fatto l'euro forse dovremmo riuscire. E su questo bisogna dire una cosa, attenzione a quelli che ingigantiscono i rischi dell'uscita dall'euro, perché i peggiori scenari che vengono discussi non sono nulla rispetto agli scenari che stiamo vivendo e che continueremo a vivere se restiamo all'interno dell'euro. Infatti lei nel suo discorso ha detto che si è creata una sorta di teologia intorno a questa moneta. Sì, infatti l'atteggiamento nei confronti dell'euro non è un atteggiamento razionale, non c'è, no? La discussione su che cosa funziona e che cosa non funziona. Il discorso è fra i sacerdoti dell'euro, per cui non esiste nulla al di fuori dell'euro, e invece quelli che cercano di portare alla razionalità, che fuori dall'euro non è che c'è l'apocalisse, fuori dall'euro... Io accetto anche una discussione pratica, concreta, sui vantaggi e gli svantaggi, ma nessuno dei sostenitori dell'euro pone un discorso in questi termini. Ti dicono solo fuori dall'euro c'è la catastrofe nucleare, the day after, l'Armageddon, l'apocalisse mondiale. Ed è un atteggiamento veramente che mi ricorda quella dei grandi predicatori medievali che dicevano alla popolazione che soffriva, dovete soffrire, fare penitenza, perché fuori di qui c'è l'inferno e se non soffrite c'è l'inferno. E invece no, c'è una via d'uscita razionalmente, c'è una via d'uscita, è praticabile, vogliamo parlarne, vogliamo conoscere, raccontare le cose da un punto di vista diverso. Ci hanno raccontato tante balle, da 12 anni che ci raccontano balle, che non stanno nei documenti di economia, che non stanno nei loro documenti riservati e che io sto cercando di raccontare. Quanto ci costa al singolo cittadino l'Unione Europea? L'Unione Europea costa 174 euro al secondo, cioè significa circa 15 milioni al giorno, cioè significa che questa intervista, se dura 2 minuti, ci costerà 20.000 euro. E questo è dato dalla differenza fra quanto noi versiamo ogni anno all'Unione Europea e quanto ricaviamo. E oltretutto questo noi lo paghiamo, 174 euro al secondo, per un servizio folle, di una Europa folle, che si occupa della curvatura delle banane, dell'arco dei cetrioli, del diametro delle melanzane, della gipposità dei pomodori, che fa leggi assurde come quelle, 22 pagine per dire che il serbatoio dell'acqua calda contiene l'acqua calda, 90 pagine, 60.000 euro e 2 anni di studio per fare la formula esatta dello sciacquone europeo, per mantenere funzionari che vivono nel lusso ai Caraibi, 44 funzionari dell'Unione Europea ai Caraibi, 37 alle Seychelles, 33 alle Isole Fiji, che prendono tutti l'indennità di sede disagiata. Pensate un po' il disagio a stare alle Isole Fiji. È una struttura burocratica, la doppia sede del Parlamento Europeo, che è uno scandalo, una sede del Parlamento che resta chiusa 317 giorni l'anno e ci costa 200 milioni di euro. Ecco, noi spendiamo per questa struttura, oltretutto una struttura non democratica, che l'unica cosa che fa è imporci regole assurde che ci stanno portando alla fame.
Vorrebbe dire qualcosa ai giovani che sono disoccupati, che ormai, insomma, se avranno magari un futuro in questa Italia che ormai sta andando alla deriva. I giovani possono avere un futuro in questa Italia se l'Italia si libera dall'euro, perché l'euro è la moneta che crea lavoro altrove, come ha detto bene Claudio Borghi oggi, e non in Italia. Allora, se noi riusciamo a ritrovare le condizioni per creare lavoro, questo è il paese più bello. Io credo che abbiamo anche i giovani straordinari. Io ho 4 figli e conosco le persone che frequento. Abbiamo dei giovani straordinari, non dobbiamo costringerli ad andare all'estero. Quando sento la retorica della generazione Erasmus che gira al mondo, mi sembra che sia una classe politica sbagliata e corrotta che vuole cacciare i nostri giovani. Invece noi dobbiamo fare in modo che i giovani siano qui come i loro padri, come i loro nonni, a fare straordinario questo paese come è stato. Bisogna dargliene le condizioni. Oggi non ci sono le condizioni, siamo legati, abbiamo le mani legate. Finché non recuperiamo la nostra sovranità monetaria, la nostra sovranità economica, saremo schiavi di qualcun altro e i nostri giovani non avranno futuro.